Buonasera ragazzuoli, buonasera dal vostro caro Frazzi. Dunque, Juventus-Empoli 4-0, dunque partita sulla carta senza storie è stata, dunque sulla carta è anche il risultato abbastanza rotondo. Però se dovremmo andare a fondo su tutto, su tutta la partita, qualche piccolo errore c'è stato nel primo tempo che l'Empoli poteva addirittura pareggiare, ma poi nel secondo tempo bisogna dire non c'è stata storia. Dopo il 2-0 la Juve ha dominato, potevano essere anche molti, molti di più i gol. Dunque, serata, diciamo, dolce, dunque. E adesso andiamo a Lisbona con un 4-0 rotondo, con il morale un po' beh, buono, però ancora c'è molto da lavorare. Il 4-0 è buono, è rotondo. Siamo contenti della vittoria, seconda vittoria consecutiva, e adesso andiamo a Lisbona. Cerchiamo di fare il massimo possibile. Una vittoria sarebbe importante. E poi c'è il Lecce, poi arriva l'Inter. Vediamo dove ci colleghiamo in classifica, in campionato, e per la Champions League ci vogliono i miracoli. Juve batte Sassuolo, Juve batte Empoli 4-0. Gran matatore è stato Adrian Rabiot con una doppietta, in gol anche Kane e McKennie. Dunque, questo era. Dunque, domani vediamo le altre. C'è Fiorentina-Inter in programma domani sera, poi c'è Roma-Napoli anche, un'altra partita molto difficile, e Atalanta-Lazio, se non mi sbaglio. Se non mi sbaglio, ci sono due partite molto che qualcuno perde punti. La Juve adesso sale a 19, adesso vediamo dove, dalla prossima settimana in poi, dove ci collegheremo. Ragazzi, vi auguro una buona notte, un buon sabato per domani. E sempre Forza Juventus. Iscrizione al canale come al solito e condividete. Noi ci vediamo anche con Red Dead Redemption. Facciamo le live anche là, facciamo partire qualche live anche di là. Vi auguro una buona notte e sempre Forza Juventus. Ciao.